Provvedimenti finanziari. Nuove disposizioni fiscali urgenti. Istituita la Commissione per la legalità. Conferenza stampa di fine anno. 7 giorni in consiglio. Nelle sedute finali dell'anno il Consiglio regionale ha approvato le disposizioni urgenti in materia finanziaria e iniziato l'esame della riqualificazione della spesa regionale. L'Assemblea ha approvato il 22 dicembre la mozione che istituisce la Commissione Legalità e il 29 dicembre il bilancio del Consiglio regionale e la legge per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione. Nella stessa seduta ha varato la riforma di SCR, Società di Committenza Regionale, ripristinando il modello di amministrazione e controllo tradizionale, abbandonando l'attuale sistema dualistico. All'interno dello stesso provvedimento sono stati adottati anche la soppressione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento delle carcasse e la proroga sino al 31 dicembre 2015 delle disposizioni previste all'interno del piano casa. In primo piano. Il 23 dicembre a maggioranza il Consiglio regionale ha approvato la legge con le disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria proposta dalla Giunta per la copertura degli oneri finanziari e per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio. Il provvedimento stabilisce, tra l'altro, l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base e un incremento della tassa automobilistica. Complessivamente la manovra garantirà nuove entrate regionali per circa 110 milioni di euro. La mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, sottoscritta da quasi tutte le forze politiche, che istituisce nuovamente la Commissione per la promozione della cultura della legalità e il contrasto dei fenomeni mafiosi, è stata approvata dal Consiglio regionale a larga maggioranza il 22 dicembre. La cosiddetta Commissione Antimafia opera in stretto contatto con l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura. Un consiglio efficiente, un consiglio che costi meno alla comunità piemontese è l'obiettivo verso il quale l'ufficio di presidenza sta lavorando. Ci siamo già riusciti in parte, dobbiamo completare e continuare questo cammino e la notizia è che negli ultimi 5 anni circa 20 milioni sono stati risparmiati. Facevo oggi il raffronto tra il bilancio preventivo del 2010 rispetto a quello del 2015. Un consiglio che costa meno ma vince la sfida dell'efficienza. Questo in estrema sintesi il ritratto dell'Assemblea regionale all'inizio della 10ª legislatura, presentato nel corso della conferenza stampa di fine anno dei componenti dell'ufficio di presidenza. Nei primi 6 mesi di attività il Consiglio regionale ha approvato 16 leggi, tra cui riforma dell'Agenzia per la Casa, diritto allo studio universitario e libera scelta educativa, e 32 delibere. 16 leggi approvate, 33 sedute d'aula, commissione mattina e pomeriggio. Il Consiglio regionale ci sembra abbia svolto un buon lavoro in questi primi 4 mesi. Si è fatto carico di occuparsi della questione dei rimborsi ai gruppi, nessun consigliere regionale ha più risorse a disposizione e il Consiglio regionale che finanzia direttamente l'attività dei gruppi. Il bilancio di previsione 5 milioni di euro in meno ancora rispetto al 2014, pensiamo di aver fatto un buon lavoro che va nell'interesse dei cittadini piemontesi. Seguo 3 consulte, quella femminile, quella delle elette e quella europea e come ho ovviamente avuto più volte occasione di dire nella mia campagna elettorale ho cercato di improntare la mia attività sul territorio a contatto con gli amministratori locali e con la popolazione. Le 3 consulte sono andate in questa direzione con tantissimi interventi sui territori. Nell'anno nuovo ci sarà un grande impegno per quanto riguarda la consulta europea per cercare di dare il massimo delle informazioni agli amministratori locali per poter accedere ai bandi europei, per poter avere dei finanziamenti che sicuramente saranno un grande beneficio per le politiche degli enti locali. Come deleghe che mi sono state assegnate posso dire che per quanto riguarda l'osservatorio sul fenomeno dell'usura abbiamo iniziato le attività e quindi abbiamo rimesso in cantiere quelle che erano le cose da fare per quest'anno e per l'anno a venire.
Abbiamo la necessità di proseguire le attività nelle scuole per mantenere alta la guardia con riferimento ai temi della legalità e poi anche per ciò che concerne l'educazione e l'uso consapevole del denaro. E poi cercheremo di essere presenti in modo tale da coordinare per quello che è la nostra funzione le attività di un tavolo che si occupa di un tema che oggi è davvero preoccupante nella portata del fenomeno. La Consulta regionale dei giovani si è fatta promotrice nel 2014 di importanti iniziative, la prima con il Salone del Libro, con il Salone Internazionale del Libro, la seconda con l'Accademia Albertina delle Belle Arti, dove voglio segnalare la grandissima iniziativa fatta sul bando di concorso di idee Arteco, e abbiamo eletto il nuovo ufficio di presidenza che sarà il punto centrale delle politiche giovanili del Piemonte.